di me, che quello che c'è stato tra di noi ha un senso anche per te. La cosa più importante è star vicino a te, pensare che un domani tu non c'è è difficile per me. Se ci sarà di nuovo un posto accanto a te, se vuoi una volta ancora, di certo sai che io ti seguirò. Se ci sarà con te, le luci dei lampioni rischiarano la notte, si incontrano le mani tue e le mie e le nostre fantasie. La cosa più importante è star vicino a te, pensi di conoscere tutto sulla crisi economica? Pensi di aver fatto tutto, nel tuo piccolo o grande, per evitarla, combatterla, contrastarla o rinnegarla?
Pensi che se tu ti trovi in una situazione di lieve benessere rispetto a molti altri, questa non ti tocca? Non ti riguarda? Credi che non arriverà sino a te? Non ti sfiorerà? O invece credi di non sapere molto e vuoi informarti? O sai già abbastanza ma vuoi approfondire? Oppure ancora ti senti confuso, ma hai l'umiltà di ascoltare e di informarti, di documentarti e di farti un po' aiutare? Per anche una sola delle ragioni sopra elencate c'è Eterna, il documentario realizzato da Indenews.it sugli aspetti principali della crisi economica, aspetto monetario, aspetto sociologico, filosofico, psicologico, umano. Ora che fai? Ti sei convinto? Dacci una mano, o meglio, datti una mano. Bene amici, buona serata, 21:30 in punto, questa sera siamo in perfetto orario, abbiamo mandato un paio di canzoni, questo che sta per finire è proprio lo spot di Eterna, il documentario realizzato da Indenews.it ed esattamente da me e dal mio collega Roberto Roverselli. Adesso naturalmente vi chiediamo proprio nei primi minuti della trasmissione di condividere il player che trovate nella pagina di indenews.it o il link alternativo indenewsitalia.altervista.org, condividerlo con tutti i vostri amici, i vostri conoscenti. Stasera una puntata interessante, servirà comunque per conoscerci ancora un pochino meglio. È andata abbastanza bene considerato la non pubblicità che abbiamo fatto e la mancanza di tempo per organizzare questa trasmissione. Parlo della trasmissione scorsa, è andata abbastanza bene, ci sono state anche persone che mi hanno scritto incoraggiandomi, quindi andremo avanti. Quest'oggi vogliamo occuparci di comunicazione, ma lo faremo tra qualche minuto. Ora voi avete un compito, chi sta all'ascolto, i pochi che stanno già all'ascolto, avete un compito: condividere questo podcast, e questo varrà anche per chi lo ascolterà in differita e registrato poi domani, dopodomani, eccetera eccetera, condividere questo player, condividere questo file che permette di entrare in contatto in diretta tramite Indenews Radio, la web radio di indenews.it. Potete anche cliccare, anzi dovete cliccare, mi piacerebbe molto se voi cliccaste su mi piace nella pagina di indenews.it che trovate su Facebook, e potete lasciare dei commenti sia lì che naturalmente sul sito internet appunto di indenews.it. Adesso appunto mentre voi ci fate il piacere di condividere la trasmissione, di farla conoscere ai vostri amici, mandiamo un altro paio di canzoni e poi torniamo in diretta per iniziare questa seconda puntata di Close Up oggi mercoledì 11 giugno 2014. A tra pochissimo quindi.
left so silently inside my head, inside of me. That voice outside speaks so solemnly inside my head, inside of me. Con Close Up su indenews.it. Chi vi parla è Aldo Oliva. Iniziamo quindi questa seconda puntata di Close Up. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato, ci hanno ascoltato nella prima puntata di 9 giorni fa, e abbiamo deciso di spostare la trasmissione, quindi andremo in onda sempre il mercoledì intorno alle 21:30, sempre tramite il sito www.indenews.it. tramite il server di Spreaker potremo venire in contatto, entrare in contatto. Naturalmente ci piacerebbe che voi ci scriveste indenewsitalia@gmail.com, e potrete anche sulla pagina Facebook di indenews.it, che trovate agevolmente sul social network più famoso della terra. Cliccate mi piace e scriveteci, dite la vostra in diretta, ma anche quando riascolterete il podcast più tardi. Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, soprattutto di campagna elettorale, si è lottato molto anche nelle piazze, anche dal punto di vista televisivo, tra Beppe Grillo e Matteo Renzi. Si è dato un'importanza alla televisione forse eccessiva rispetto alla campagna elettorale precedente. Allora io ho iniziato a domandarmi, ho iniziato un po' a studiare nuovamente alcuni fenomeni
della comunicazione, ho rispolverato qualche mio vecchio libro per cercare di farmi una ripassatina, perché volevo capire che tipo di società, che tipo di società mediatica si è creata, e dall'altro canto volevo anche cercare di capire il tipo di strategia che i vari leader avevano messo in campo, considerando la televisione come un mezzo per prendere ascolti. Anche Beppe Grillo è caduto in quella che io chiamo una trappola, nel senso che con l'ospitata da Vespa, a mio modo di vedere errata, ma col senno del poi si può dire tutto, quindi questa è una critica molto molto relativa che io faccio, però c'è sempre l'idea che la televisione, non solo perché naturalmente banalmente fa entrare in contatto, o meglio, più che far entrare in contatto, permette di raggiungere, perché gli altri non sono in contatto proprio con nessuno, noi, chi è in televisione, o meglio, è in contatto con il pubblico. Quindi non solo perché si possono raggiungere diverse milioni di persone, ma anche perché si pensa che il messaggio televisivo possa essere, come dire, pregnante, importante e caratterizzare addirittura una campagna elettorale. Questo sicuramente è vero per Silvio Berlusconi, che ha sempre utilizzato questo tipo di questo strumento, la televisione, in un modo tutto particolare. D'altronde quella commerciale in Italia l'ha inventata lui, quindi la sa usare abbastanza bene. Naturalmente l'equazione, quella che dice anche il mio amico Mazzucco, più televisione uguale più ascolti uguale più consensi, naturalmente è sbagliata, perché se fosse così allora avremmo politici del nuovo centrodestra che hanno il 4,3 o di Tsipras, che essendo andati in televisione tantissimo avrebbero adesso il 10, il 15, il 20, il 30%. Invece il Movimento 5 Stelle, che non aveva candidati conosciuti, invece si conosceva solo Beppe Grillo, che andava in televisione di rado perché ripreso da altri, ma non perché andasse lui in televisione nella scorsa tornata elettorale, non quella ultima che si è tenuta, quella appunto del 25 febbraio scorso, prese una caterva di voti, 9 milioni, più di 9 milioni di voti di cittadini. Questo quindi senza andare in televisione. Quindi il ruolo della televisione è un ruolo assolutamente controverso, per non dire anche di più, ed è complicato togliere dalla testa alle persone quella famosa frase «me l'ha detto la televisione», questa cosa che spesso sentiamo ripetere soprattutto dai nostri nonni o dalle persone più grandi, ma spesso lo sentiamo, spesso lo diciamo anche noi, non ce ne rendiamo conto, «l'ha detto la televisione», questa frase è, oppure «ce l'ha detto la televisione», «l'ho sentito alla televisione», questa è una cosa assolutamente tremenda, perché la televisione non è uno strumento, cioè non è che uno se sente una cosa alla televisione è vero o è sbagliata, però automaticamente si crea questo meccanismo mentale, chiamiamolo psicologico, che una informazione trasmessa alla televisione in un determinato orario, appunto, e anche con determinati conduttori, passa come se fosse la verità, a prescindere dalle fonti del messaggio, a prescindere da tutto. E quello che capita puntualmente, noi abbiamo un'informazione, ed è proprio il motivo per cui in parte noi nel nostro piccolissimo siamo qui, è quello di fornire un'informazione alternativa. Molti la chiamano informazione alternativa, molti la chiamano controinformazione, la chiamo semplicemente informazione libera, indipendente, perché senza padroni, senza padroncini. Naturalmente poteva sorprendere una volta il fatto che si considerasse la televisione, poteva non sorprendere, o meglio, una volta il fatto che si considerasse la televisione così importante, perché era l'unico mezzo dal quale uno poteva prendere in tempo reale le informazioni. Adesso purtroppo è rimasta così, nonostante la presenza di internet, la presenza di film, di documentari, insomma sempre più radio, televisioni satellitari, televisioni in digitale. Noi sempre quello che viene detto nelle famose sette delle sette sorelle sia la cosa che poi
passa. Questo perché lo dico? Perché ci sono degli esempi che poi farò in particolare all'interno della trasmissione, durante la trasmissione, e ho voluto rispolverare anche un po' il caro, mai dimenticato e indimenticabile Pierpaolo Pasolini con delle sue riflessioni sulla televisore, non sulla televisione, con alcuni documenti che si possono trovare in rete e che io ho voluto, voglio portare alla vostra attenzione, qualora non l'abbiate sentiti, e se l'avete sentiti può essere un'occasione per discuterne, alcune riflessioni di Pierpaolo Pasolini, che faceva delle riflessioni che oggi potrebbero sembrare banali, ma che purtroppo non lo sono banali neanche oggi, delle riflessioni appunto molto importanti. Partiamo appunto con uno scritto di Pasolini, mi sembra letto in modo stupendo da Gassman, al vecchio Gassman, dove Pierpaolo Pasolini ci dice, secondo lui, ci scrive il suo pensiero sulla televisione. Ascoltiamo questo primo brano e poi ne parliamo. Secondo me la televisione è più forte di tutto questo. E la sua mediazione ho paura che finirà per essere tutto. Il potere vuole che si parli in un dato modo, ed è in quel modo che parlano gli operai, appena abbandonano il mondo quotidiano, familiare o dialettale, in estinzione. In tutto il mondo ciò che viene dall'alto è più forte di ciò che si vuole dal basso. Non c'è parola che un operaio pronunzi in un intervento che non sia voluta dall'alto. Ciò che resta originario nell'operaio è ciò che non è verbale, per esempio la sua fisicità, la sua voce, il suo corpo. La ferocia era terribile e all'antica. I campi di concentramento dell'URSS, la schiavitù delle democrazie orientali, l'Algeria. Questa ferocia all'antica naturalmente permane, ma oltre a questa vecchia ferocia, c'è la nuova ferocia che consiste nei nuovi strumenti del potere. Una ferocia così ambigua, ineffabile, abile, da far sì che ben poco di buono resti in ciò che cade sotto la sua sfera. Lo dico sinceramente, non considero niente di più feroce della banalissima televisione. Io da telespettatore la sera prima e un'infinità di sere prima le mie sere di malato, ho visto oscillare in quel video dove essi erano ora un'infinità di personaggi, la corte dei miracoli d'Italia. E si tratta di uomini politici di primo piano. Ebbene, la televisione faceva e fa di tutti loro dei buffoni. Riassume i loro discorsi facendoli passare per idioti, con loro sempre tacito beneplacito. Oppure, anziché esprimere le loro idee, legge i loro interminabili telegrammi. Non riassunti, evidentemente, ma ugualmente idioti. Idioti, come ogni espressione ufficiale. Il video è una terribile gabbia che tiene prigioniera dell'opinione pubblica, servilmente servita per ottenere il totale servilismo, l'intera classe dirigente italiana. Tutto viene presentato come dentro un involucro protettore, col distacco e il tono didascalico con cui si discute di qualcosa già accaduta, da poco magari, ma accaduta, che l'occhio del saggio, o chi per lui, contempla nella sua rassicurante oggettività, nel meccanismo che, quasi serenamente e senza difficoltà reali, l'ha prodotta. In realtà, nulla di sostanziale divide i comunicati della televisione da quelli dell'analoga comunicazione radiofonica fascista. L'importante è una sola cosa, che non trapeli nulla mai di men che rassicurante. L'ideale piccolo borghese di vita tranquilla e per bene, le famiglie giuste non devono avere disgrazie, si proietta come una specie di furia implacabile in tutti i programmi televisivi e in ogni piega di essi. Tutto ciò esclude i telespettatori da ogni partecipazione politica, come al tempo fascista. C'è chi pensa per loro, e si tratta di uomini senza macchia, senza paura e senza difficoltà neanche casuali e corporee. Da tutto ciò nasce un clima di terrore. Io vedo chiaramente il terrore negli occhi degli annunciatori e degli intervistati ufficiali.
non va pronunciata una parola di scandalo, praticamente non può essere pronunciata una parola in qualche modo vera. Bene amici, eccoci rientrati in diretta, 21 e 49 minuti in thenews.it, quindi Pasolini, naturalmente questo anche inserito nel contesto sociale di allora, adesso insomma, la televisione mette ansia e come, altro che tranquillità, però il fattore su cui riflettere non è tanto questo, la cosa su cui riflettere è che la televisione è uno strumento del potere, questo è assolutamente vero, lo dice Pierpaolo Pasolini, non lo dice solamente lui, ora parleremo anche di altri studiosi. Pierpaolo Pasolini è convinto, anche in virtù poi di uno scherzo che gli hanno fatto nel prossimo brano che andremo a sentire a breve, è convinto che la televisione sia uno strumento del potere. E se lo è oggi, appunto come abbiamo detto in precedenza, ancora tutti quanti vogliono andarci, assolutamente è così. Di conseguenza noi possiamo pensare però due cose importanti. La prima è perché non ce ne accorgiamo. La seconda, cosa possiamo fare per difenderci da questo. Io, uno, pensando quello che faccio io mi occupo di media, mi occupo tutto al più della mia rivista, non mi occupo di televisione, potrei anche non vederla, ma il problema non è non vedere la televisione, anche perché io sono d'accordo fino a un certo punto, e Pierpaolo Pasolini ovviamente si riferisce all'informazione politica sostanzialmente, non si riferisce all'intrattenimento, perché io non vedo nulla di male nel vedere un cartone animato, uno spettacolo alla televisione. Vedo molto di male invece nell'assistere a spettacoli come quello che ho, quello al quale assistiamo tutti i giorni oramai, ma ieri la signora con i capelli rossi e con quelle labbra un po' grosse, diciamo che ha il nome di Lilli Gruber, intervistando Pizzarotti, naturalmente dava dello xenofobo a Nigel Farage. Questo fatto di Nigel Farage, poi tra l'altro è meglio che io lo chiarisca subito, perché io l'ho difeso sul blog, l'ho difeso sulla pagina mia Facebook e ho preso anche delle improperie per questo, perché è assolutamente inaudito. Io non difendo né Farage né il Movimento 5 Stelle, figuriamoci se poi io difendo un inglese. Gli inglesi mi stanno notoriamente sulle scatole, quindi questo non è. Però il problema è che la televisione ha fatto passare, poi chissà perché, dobbiamo interrogarci sempre del perché di queste cose. La televisione ha fatto passare il messaggio che questo è xenofobo. Ora non è stata portata una sentenza di condanna, non è stata portata un documento dove lui compie dei gesti plateali, no? Non è stata portata una testimonianza vera. L'altra volta sul blog di Beppe Grillo era stato riportato un altro articolo di un giornalista che io conosco, che scrive sul Telegraph, che si chiama Pitchard, che diceva che assolutamente Nigel Farage non è uno xenofobo, è un indipendentista inglese che pensa che ci possano essere delle soluzioni, pensa possa convenire a lui e anche al Movimento 5 Stelle fare un accordo elettorale. Perché vi racconto questo? Perché la televisione ha iniziato a parlare ieri, vi dico le frasi della Gruber, potete andare a riprenderle sul sito della televisione, dove la signora, ancora per poco perché mi pare da lunedì c'è la pausa estiva, quindi la signora andrà in vacanza per fortuna di molti, dice esattamente queste parole. Ora, che sul fatto che Nigel Farage sia fascista non ci sono alcun dubbio, qualsiasi analista, qualsiasi giornalista potrebbe confermarvelo, cioè una cosa di questo tipo, cioè si parla per sentito dire, si parla per derelato, quindi non è che si cita una fonte e dice guarda c'è questa sentenza della Cassazione, facciamo finta che siamo in Italia, questa sentenza della Cassazione, oppure c'è, no, si dice che è uno xenofobo e passa, una volta che l'ha detto uno poi lo ripeterà un altro, e quindi io mi sento sulla mia pagina Facebook dire che sono io, in che mondo vivo? Io vivo in un mondo dove bisogna informarsi, io lo conoscevo anche da prima e devo dire che rispetto a quelle mummie che ci sono nel Parlamento Europeo, una persona che quel famoso video Who Are You, lui dice al presidente, al finto presidente del Consiglio Europeo, cioè purtroppo vero, ma che Herman Van Rompuy, dice chi sei tu?
chi ha mai sentito parlare di te? In effetti, se fossimo andati a chiedere a qualsiasi europeo chi fosse Van Rompuy, non lo sapeva nessuno. Ma perché? Perché nessuno l'ha votato. Quindi è una persona che crede molto contro le ipocrisie, e lo siamo anche noi, per questo ci sta simpatico. Poi naturalmente, se mi porteranno delle prove documentali che dimostrano che questa persona è una persona poco raccomandabile, poi non è neanche questo il problema, perché in politica si possono fare degli accordi per un paio di punti, due o tre punti specifici, e punti importanti i signori che lo criticano lo sanno quali sono, ed è quel motivo per cui lo criticano, cioè l'euro, il fatto che Nigel Farage è uno dei più pericolosi oppositori a questo sistema di Europa e a questo euro, vorrebbe far saltare tutto, mentre invece i verdi, che sono così immacolati, no, solo perché si chiamano verdi e non si chiamano indipendentisti, invece loro stanno con il potere, stanno con quelli forti, quindi non hanno nessun tipo di problema. Perché dico questo? Perché naturalmente anche noi, nei commenti che mi si faceva, dice, sì, mi è sembrato di vedere che uno xenofobo, a me sembra così, a me sembra così. No, sembra nulla, bisogna studiare. Io sul blog ho inserito un documentario intero di un'ora fatto da una TV inglese, gli inglesi vi posso garantire che non ci vanno assolutamente leggeri, anche loro naturalmente usano la televisione, anche lì la televisione è usata come uno strumento di potere, ma meno che in Italia, ma per il semplice motivo che c'è un'opinione pubblica diversa da quella che è italiana. Ora io, se magari una persona di 90 anni non comprende quello che voglio dire io, si fida ciecamente della televisione, ma ha visto la televisione per tutta la vita, non ha avuto altri mezzi. Noi abbiamo internet, possiamo informarci. In rete ho letto un messaggio, chissà cosa penserebbe Pasolini, Pierpaolo Pasolini della televisione, di internet, scusatemi. Io credo che da intellettuale critico quale era e quale sarebbe continuato ad essere, credo che avrebbe trovato anche il pelo nell'uovo in internet, ma sicuramente se ora io sto dicendo qualcosa mi potete scrivere sulla pagina di In The News, sulla pagina Facebook, mandarmi a quel paese, dirmi quello che... Io ieri non avevo la possibilità di controbilanciare quello che stava, le bugie, le menzogne che stava dicendo la signora Gruber e che ne ha dette anche sull'euro, poi non ne parlo, ma non solo lei, lei ora ha preso un esempio, ma ne dicono tanti, oramai sono quasi dei mentitori abituali. Non avevo la possibilità di farlo, voi invece avete la possibilità, non siete d'accordo, scrivetemi, ditemelo, io ovviamente vi risponderò anche duramente, perché questo è il modo di entrare in contatto, questa è la differenza tra la televisione e una trasmissione radiofonica, perché già la radio, di per sé anche la radio normale, usiamo questo termine in modo improprio, la radio alla quale siamo comunemente abituati, quella delle antenne radiofoniche, quelle che ascoltiamo in auto, già molto diversa, perché la presenza costante degli spettatori, degli ascoltatori che possono entrare in contatto e dire la propria, rende questo mezzo molto diverso dalla televisione. In televisione ormai si fa finta, si legge un messaggino una volta ogni tanto, ma non è una cosa che può essere un... E quindi Pasolini critica la televisione, ma lo fa quando? 45 anni fa. E quindi naturalmente vedere questo video, quello che vi manderò ora in audio, che voi potrete ascoltare, perché è importante, uno dei motivi per cui abbiamo deciso di tenere, di aprire una radio, di non aprire una web TV, è quella proprio che sono le parole che vogliamo che siano importanti, sono quelle che devono passare, non tanto la mia faccia, i miei capelli o il mio abito di stasera, devono passare le parole. Quindi quello che vi mando è una sintesi di un intervento molto interessante, quello che sentirete poi da Enzo Biaggi in apertura, che se stessero attenti così adesso a non mandare i condannati in televisione, staremmo a posto. C'è un'introduzione di Enzo Biaggi e poi c'è un piccolissimo pezzo di Pasolini dove dice la sua sulla televisione, in modo molto lucido. Non lo capirà nessuno, poi il video durerà un'intera puntata
dove si era organizzato una specie di grande fratello, si era chiamato Pasolini insieme ad altri suoi compagni, no? Enzo Biagi si era prestato a questa tremenda trasmissione, no? Di far parlare Pasolini insieme ad altri suoi compagni di scuola, intellettuali, insomma, quindi una cosa, uno dei primi esperimenti di reality show. Poi quel video venne censurato e venne mandato successivamente, credo, alla morte del poeta. Non lo capiscono in nessun modo e purtroppo non lo capiscono ancora oggi. Per quello è importante rimandarlo e rifletterci su. Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Questa società che lei non ama, in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà internazionale. Il successo non è niente, che cos'è? Che cos'è per lei il successo? Il successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo appena ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo. Lei si sente una vittima? Per esempio il fatto che i miei amici qui alla televisione non è bello. Per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero. Ma come posizione, la posizione è brutta e falsa. Perché cosa ci trova di così anormale? Perché la televisione è un medium di massa. Il medium di massa non può che mercificarci e alienarci. Ma oltre ai formaggini e al resto, come lei ha scritto una volta, questo mezzo ti porta, soprattutto ai formaggini in casa, porta adesso le sue parole. Noi stiamo discutendo tutti con una grande libertà, senza alcuna inibizione, o no? No, non è vero. Sì, è vero, lei non può dire tutto quello che vuole. No, non posso dire tutto quello che vuole. Lo dica. No, non lo potrei perché sarei accusato di vilipendi, qualcuno di tanti vilipendi è del codice fascista italiano, quindi in realtà non posso dire tutto. E poi, a parte questo, ovviamente, di fronte all'ingenuità, diciamo, o alla sprovvedutezza di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose. Quindi mi autocensuro, ma a parte questo, non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno ci ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico. Vorrei essere banale, mi risulta naturale. Sono quasi un ignorante, nella storia specialmente. Cosa racconterò a te, che mi guardi e dici: dove sono le radici delle mie scarpette rosse? L'incoscienza e la passione e la voglia di viaggiare. Sorridevo perduta in me, sognavo il cielo e poi cadevo. Giocavo con la sabbia e con il fango, immaginando cucivo le ferite con la mia saliva. Diventare grande come i grandi, ma non volevo diventare una grande ignorante. Essere speciale, ma risulta un po' banale. Sono stata alla stazione per il treno universale, per viaggiare nell'anima di chi ha perduto il mare. Giocavo con la sabbia e con il fango, immaginando cucivo le ferite con la mia salute.
Eccoci amici, ritornati in diretta con Close Up su indenews.it. Siamo grati per il fatto che ci stiate ascoltando e che abbiate deciso questa sera di stare in nostra compagnia. Ricordiamo i contatti indenewsitalia@gmail.com, pagina Facebook indenews.it e naturalmente il sito www.indenews.it oppure in alternativa indenewsitalia.altervista.org. Detto questo, come avete potuto ascoltare, quindi Pasolini cerca di spiegare che il medium di massa, e questo l'ho studiato anch'io all'università, ma non dovrebbe essere difficile, ci porta ad avere un rapporto dall'alto verso il basso. Chi è in televisione, dirà poi lui, è come se fosse ex cattedra, come se parlasse ex cattedra. Naturalmente questo è vero, perché noi non abbiamo la possibilità di interagire con la persona che sta all'interno della televisione. E una volta, per di più, non avevamo la possibilità di provare con delle fonti, come ho fatto io, per esempio, quando ascoltavo le bugie su Farage, tante bugie che ascolto in continuazione, vado su internet, oppure mi informo, telefono, cerco libri, insomma, non c'era la possibilità. C'era una società multimediale, multicanale, così aperta come c'è oggi, dove veramente possiamo cercare di tutto e possiamo salvarci. Quindi se una volta vi potevano essere delle scuse, delle scusanti a questo tipo di atteggiamento, adesso chi non si vuole informare, chi non si documenta e racconta balle, le racconta ai propri cari o le va a seminare su Facebook, deve essere naturalmente combattuto con tutti i mezzi, naturalmente legali, perché commette due errori. Il primo è quello di dire bugie, naturalmente, ma quello più grave è quello di non essersi informato. Infatti il motto del nostro sito, la frase chiave è: informarsi è facile, capire realmente è difficile, nel senso che informarsi male è facile, basta aprire una televisione, basta aprire una radio. Siamo inondati da una caterva di... Avrete ascoltato di informazioni, avrete ascoltato nel pezzo che ho mandato su Pasolini il richiamo di Enzo Biaggi ai formaggini, perché evidentemente Pasolini pensava, e lo pensano un po' tutti i critici, i studiosi critici della televisione. Per esempio Popper, nel saggio Cattiva Maestra Televisione, parla proprio della televisione come un qualche cosa di pericoloso, proprio perché la spinta commerciale della televisione, quindi il fatto di dover proporre dei contenuti che devono portare a degli incassi, naturalmente porta a non seguire la parte culturale della televisione, quindi ad abbandonare, a fare programmi negativi, sbagliati, eccetera, eccetera. Non è una posizione strutturalista, invece, come quella di Pasolini, cioè che pensa invece che la televisione dal punto di vista strutturale sia sbagliata. In questo senso non c'entra la pubblicità e non c'entrano neanche i programmi, c'entra proprio il fatto di essere su un palco e gli altri al di sotto, e gli altri non possono dire la propria, devono ascoltare, e possono ascoltare e vengono influenzati. Quindi il discorso di Popper, tra l'altro poi Popper in un altro brano, che è quello poi della patente televisiva, ci dice addirittura che bisognerebbe dare una patente. Karl Popper è un intellettuale, un filosofo che è vissuto fino a 91 anni, sino a una ventina d'anni fa, e appunto tramite Cattiva Maestra Televisione, quest'altro saggio sulla patente televisiva, insomma, ci vuole spiegare come... E io consiglio di leggerlo a tutti quanti voi, perché troverete delle cose interessanti. Il problema qual è? Che noi non dobbiamo far sì che la televisione sia didascalica, perché appunto ha
all'interno di se stessa una componente didascalica, di indottrinamento molto forte. Ma al tempo stesso, se noi vogliamo fare come scrive Popper, se vogliamo dare una patente a ogni operatore televisivo, allora vogliamo pretendere di decidere noi, e quindi anche noi in modo didascalico, cosa le persone debbono ascoltare, cosa le persone devono seguire. Quindi è di per sé ancora di più didascalico, perché orientare la televisione è ancor peggio che è ancor peggio di cercare di modificare quella che c'è già, perché voi capite che se io per cercare di aggiustare una cosa finisco di romperla, non è proprio la cosa migliore. Quindi questo discorso della patente e anche il fatto che poi la manipolazione sia dovuta al discorso che ci sia la pubblicità non è assolutamente vero, perché poi la pubblicità, chi è che decide di vedere la televisione, quel particolare programma? È il pubblico. Se il pubblico fosse educato, ma nel modo di vivere, nel modo di pensare, non dalla televisione stessa, se no ritorniamo al problema di base, fosse educato a vedere programmi diversi, la televisione, per attrarre pubblicità, perché la pubblicità va dove ci sono i contenuti più ascoltati, manderebbe Mozart, manderebbe Beethoven, manderebbe Bach, manderebbe la musica classica, l'orchestra sinfonica, cose che appunto mandano la notte quando va bene. Ma questo perché? Perché siamo noi che vogliamo questo tipo di cose. Se noi continuiamo a vedere Ballarò in 3 milioni di persone, noi, dico così, allora poi non ci possiamo lamentare che le cose vanno in un determinato modo. Quindi non si può migliorare la televisione, quello che si può migliorare è l'onestà delle persone, l'onestà intellettuale, cioè cercare di controllare che chi dà delle informazioni le dia in modo giusto. E questo come si può fare? Con argomenti oggettivi, con prove. Quindi se appunto uno dice che quello è uno xenofobo, ok, portami una sentenza, portami una fonte. Non ci devono essere, soprattutto dal punto di vista giornalistico, contenuti che non possano essere dimostrati dal punto di vista delle prove e delle fonti. È la prima regola deontologica del giornalista, quella di non solo di citare la fonte, ma di utilizzare la fonte, cioè di avere veramente una fonte quando si dice una cosa. Perché il problema non è tanto che non si cita la fonte, il problema è anche che oltre a non citare la fonte non c'è proprio la fonte, cioè ci si inventa delle vere e proprie. Quindi in realtà anche la televisione potrebbe essere resa meno pericolosa se ci fosse un controllo di qualità delle persone, perché lo strumento, sono assolutamente d'accordo con la visione un po' più strutturalista di Pasolini, e molto meno con quella di Popper, che poi addirittura parla di bambini. Popper parla di bambini, dice: se i bambini continuano a guardare la televisione con tutte queste cose violente che manda la televisione, no, allora creeremo poi una società di violenti. È la stessa cosa che si dice negli Stati Uniti, che si ammazzano le persone perché si vendono tanti videogiochi. Non si è mai ascoltato una balla più grossa di questa. Cioè, non è che allora, se no, anche io sono cresciuto nella società dei consumi più sfrenati, e quindi anche dei videogiochi dove si sparava alle persone, però non ho mai sparato a nessuno, non credo che ciò succederà, e così anche i miei compagni, i miei colleghi, eccetera, eccetera. Quindi questo non vuol dire assolutamente nulla. L'intrattenimento, il grado di influenza che può dare, poi qui entriamo in discorsi dove ci vorrebbe veramente un professore, una persona che si intenda di queste cose in modo particolare per cercare di capire, ma poi in realtà sono risposte anche soggettive, perché solo soggettivamente si può sapere che tipo di impulso può dare un programma. Se voi fate caso, ci sono dei film dell'orrore che a molti di voi fanno tanta paura, ad altri di voi non fanno per niente paura, un po' perché alcuni sono assuefatti, un po' perché alcuni hanno una predisposizione all'impaurirsi o all'essere terrorizzati inferiore a quella di un'altra persona. Quindi naturalmente è molto soggettivo e non è oggettivo. Quindi io non posso dire che se faccio vedere un cartone animato dove le persone si picchiano o dove si sparano, poi il bambino imparerà che bisogna sparare. Non è assolutamente questo il punto. Il bambino deve
segue un'educazione. Ma al di là di questo, Popper parla dei bambini. Ma il problema non sono i bambini, perché i bambini non ascoltano i talk politici, non ascoltano i telegiornali. Quelli che ascoltano i telegiornali sono i grandi, e sono i grandi che sono influenzabili, che sono influenzati. I bambini, tra l'altro, hanno nel loro DNA la genuinità, il fatto di essere genuini e istintivi, e forse magari se vedono una persona che gli mente, forse se ne accorgono pure istintivamente. L'adulto così non fa assolutamente, quindi non c'entra che il bambino è più indifeso, anche questo è un luogo comune che va sfatato, perché anche il bambino, siccome è più piccolo, è più indifeso. Il bambino non si occupa di geopolitica, non si occupa di ascoltare talk sull'economia, non si occupa di euro, di Europa e di alleanze politiche. Quindi quello è il problema, arriva successivamente, quando il bambino poi diventa grande e ascoltando in continuazione, che vedendo la televisione lui sentirà la verità, magari si formerà una personalità credendo questa cosa. A destra ci sono, nonostante la globalizzazione di tutto, dell'economia, delle merci, c'è anche la globalizzazione nella comunicazione, quindi voi potete ascoltarmi da Detroit, da Sydney, così come da Lamezia Terme. Però questa globalizzazione, a differenza delle altre che quasi tutte hanno distrutto le società e le varie realtà particolari, questa globalizzazione della comunicazione invece ha dato la possibilità di creare nuove realtà particolari, proprio quelle che Pasolini descriveva come morenti nella società dei consumi. Invece noi no, possiamo creare una nostra realtà particolare, dove realtà vuol dire un nostro piccolo spazio, dove possiamo gestire i contenuti, analizzarli, e questo non ci può essere più impedito. Una volta non era tecnologicamente possibile, non si poteva proprio fare, quindi dovevamo soccombere insieme alla cattiva maestra televisione. Scattered wind.
Pensi di conoscere tutto sulla crisi economica? Pensi di aver fatto tutto, nel tuo piccolo o grande, per evitarla, combatterla, contrastarla o rinnegarla? Pensi che se tu ti trovi in una situazione di lieve benessere rispetto a molti altri, questa non ti tocca? Non ti riguarda? Credi che non arriverà sino a te? Non ti sfiorerà? O invece credi di non sapere molto e vuoi informarti? O sai già abbastanza ma vuoi approfondire? Oppure ancora ti senti confuso, ma hai l'umiltà di ascoltare e di informarti, di documentarti e di farti un po' aiutare? Per anche una sola delle ragioni sopra elencate c'è Eterna, il documentario realizzato da Indenews.it sugli aspetti principali della crisi economica, aspetto monetario, aspetto sociologico, filosofico, psicologico, umano. Ora che fai? Ti sei convinto? Dacci una mano, o meglio, datti una mano. Bene amici, siamo tornati in diretta 22:24 minuti primi su www.indenews.it con Close Up. Questa sera abbiamo parlato di Pasolini, abbiamo anche accarezzato un po' il discorso della comunicazione, un po' di sociologia della comunicazione, un po' di analisi degli effetti che i media, soprattutto la televisione in questo caso, hanno sulla popolazione, sulla massa. E infatti Pasolini, altro termine importante, parla di medium di massa, e altro termine importante che non sottovaluterai è quello di ferocia. Lui usa questa parola, ferocia. Non c'è nulla di più feroce della banalissima televisione, apparentemente banale, ma in realtà assolutamente feroce. In effetti adesso noi abbiamo meno ascolti di quelli, molti meno di quelli della scorsa settimana, ma io l'ho fatto apposta perché naturalmente in concomitanza con la nostra trasmissione ce n'è una televisiva, no, che passa anche per essere l'unica che in qualche modo veicola dei messaggi alternativi, e non vi dico naturalmente qual è per non farle pubblicità perché non ne ha assolutamente bisogno. E naturalmente stesso noi che cerchiamo poi di creare un universo alternativo, di creare nuove forme di comunicazione, di contatto tra esseri umani, e anche di fare un'informazione diversa, poi cadiamo nella solita trappola del ring televisivo, quello di cercare di contrapporre le due tesi, altra cosa tremenda, mettere due lì che litigano, gridano e a casa non si sente nulla. D'altro canto, io, come voi sapete, io sono iscritto alla MMT e c'è in questa trasmissione c'è Paolo Barnard, giornalista che io stimo, che parla spesso della Mosler Economics MMT. Naturalmente, se la televisione avesse l'effetto che pensa che abbia, che pensano che abbia il 99% dei cittadini, la MMT, dopo essere andata in televisione per 20-30 settimane, dovrebbe essere conosciuta a tal punto che noi non dovremmo più impegnarci ad andare nelle strade a poterla spiegare. Io ho fatto un documentario che non parla solo di MMT, parla anche di altre cose, ma in ogni caso il mio collega Filippo Abbate, nessuno si dovrebbe ammazzare ad andare nelle strade, nelle piazze, nei piccoli circoli a parlare a 25-30 persone, perché basterebbe andare in televisione 4-5 volte, oppure appunto 20 settimane come quelle credo che abbia fatto Barnard, e sarebbe tutto facile, no? Tutto il pubblico avrebbe... questa cosa però non è successa. Ora prendo l'esempio della Mosler Economics, non è successa. Vi dico due motivi: uno perché spesso viene mandato a mezzanotte, quindi naturalmente questo crea un po' di problemi, e secondo perché delle volte noi pensiamo che il tempo debba essere poco, che non tanto perché c'è la pubblicità, perché proprio i tempi televisivi sono ristretti, perché devono parlare 50 persone in una trasmissione appunto come quella in cui va Barnard, si alternano una trentina di persone che devono parlare nell'arco di 2 ore e mezza
al netto della pubblicità. È ovvio che quando se ne devono parlare 30 persone, ognuno di loro può parlare 5, 6, 7 minuti al massimo. Ma ci sono argomenti complessi che hanno bisogno di tempi lunghi, anche il problema che noi non abbiamo, perché qui ora, questa settimana siamo ancora nel formato di un'ora, ma dalla settimana prossima, proprio perché speriamo di avere delle persone da poter intervistare, noi si badi bene che intervistiamo persone che è vero che vanno anche in televisione, eccetera, eccetera, ma che condividono anche questo fatto che tramite la rete si possano offrire dei messaggi alternativi, dei messaggi diversi. C'è chi invece poi va in televisione perché, come dire, lo invitano, diventa un pochino famoso e poi snobba la rete, snobba le piccole trasmissioni, snobba i posti che poi gli sono serviti, i luoghi, diciamo così, i luoghi virtuali in questo senso, sono serviti per diventare famosi. Ci sono esempi numerosi, non le voglio fare perché non sarebbe educato fare questa cosa, però ce ne sono esempi numerosi e non capita solo con noi, capita anche con altre trasmissioni online. Quindi faremo a meno di queste persone che si sono montate la testa e ripartiremo da zero, come abbiamo fatto con questa edizione di Close Up. L'altra andava in onda, come vi dicevo, su freechannel.it. abbiamo dei podcast che sono stati ascoltati anche da 10.000 persone, da una missione piccola che non era conosciuta, anche questa adesso non è conosciuta, ma pian piano diventeremo, ci faremo conoscere. Non tanto, noi non dobbiamo vendere i formaggini, ma vogliamo informare più persone consapevoli, attive possibili, che non stanno sulla poltrona rincoglioniti alle 11 di sera, ma che decidono in modo spontaneo di collegarsi al nostro sito, di premere il pulsantino e di venire in contatto con noi, magari anche di scriverci. Un'ultima battuta relativa allo spot sociale: come vi ho detto, la nostra radio è disponibile sia a nuove trasmissioni, perché io sono solamente il primo, la mia è solamente la prima di una lunga serie di trasmissioni che vogliamo realizzare, anche live. Se avete degli eventi live che volete inviarci per mandarli poi in differita, oppure addirittura che volete contattarci perché noi stessi possiamo venire a darvi una mano dal punto di vista della diretta radiofonica su internet, in streaming, questo è disponibile, così come è possibile veicolare dei messaggi sociali di rilevante importanza per quelli che sono i nostri temi. Questo ovviamente non vale per i partiti, vale per le associazioni, per gli attivisti. Chiunque di voi abbia delle idee e vuole veicolarle sia come spot sia come semplici messaggi che posso leggere in diretta per i nostri ascoltatori, può scriverci appunto a indenewsitalia@gmail.com, sulla nostra pagina Facebook, e può mettersi in contatto con noi. Noi saremo felici di poter veicolare questi messaggi, messaggi che non hanno spazio magari nei grandi media, e che possono anche degli eventi che voi organizzate, perché l'Italia è un paese strano, è un paese assolutamente pessimo se si guarda il tipo di trasmissioni che hanno come maggiori audience, che hanno i migliori audience, però è un paese anche dove, per chi fa come me questo lavoro e si informa, vi sono decine di conferenze la settimana, centinaia di conferenze al mese, cioè è un paese molto vivo dal punto di vista culturale e anche politico, quindi una parte di questo paese almeno, è la parte che noi vogliamo intercettare. E credo che ottimisticamente chiudiamo questa puntata dicendo che ci riusciremo. Ci ritroviamo settimana prossima, la prossima settimana, sempre alle 21.30 con Close Up, trasmissione radiofonica condotta da Aldo Oliva, alla quale potrete accedere andando semplicemente su www.indenews.it, che però è un blog che noi aggiorneremo anche in settimana più volte, quindi vi invitiamo a seguirci e vi invitiamo a condividere il podcast, che tra un paio di minuti, quando finirà la canzone che vi sto per mandare, sarà disponibile già in registrato in podcast e potrete condividerlo con i vostri amici, e mi auguro, sarei felice se voi lo faceste già da subito. Una buonanotte a tutti quanti da Aldo Oliva.
e un arrivederci alla settimana prossima con Close Up su indenews.it. Pensi di conoscere tutto sulla crisi economica? Pensi di aver fatto tutto, nel tuo piccolo o grande, per evitarla, combatterla, contrastarla o rinnegarla? Pensi che se tu ti trovi in una situazione di lieve benessere rispetto a molti altri, questa non ti tocca? Non ti riguarda? Credi che non arriverà sino a te? Non ti sfiorerà? O invece credi di non sapere molto e vuoi informarti? O sai già abbastanza ma vuoi approfondire? Oppure ancora ti senti confuso, ma hai l'umiltà di ascoltare e di informarti, di documentarti e di farti un po' aiutare? Per anche una sola delle ragioni sopra elencate c'è Eterna, il documentario realizzato da indenews.it sugli aspetti principali della crisi economica, aspetto monetario, aspetto sociologico, filosofico, psicologico, umano. Ora che fai? Ti sei convinto? Dacci una mano, o meglio, datti una mano.